Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road! Allora, grazie a tutti, siete stati veramente eccezionali, siamo 265 stamattina, quindi vi ricordo innanzitutto, se avete delle domande, di farmele sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Sto preparando la FAQ, quindi ormai è questione di poco, dai, se volete sapere qualcosa fatemi pure delle domande, o fatemi sapere che cosa ne pensate sui commenti o su Twitter con l'hashtag DDVOTR, e prepariamo questa FAQ. Fine delle notizie tecniche. Allora, oggi vi parlo di un canale YouTube italiano che è un canale molto sperimentale, ha fatto delle cose veramente molto interessanti, ha pubblicato dei video che mi hanno fatto pensare, ha pubblicato dei video che mi hanno divertito, ha pubblicato un video che è andato virale per, in realtà per colpa di un quotidiano nazionale, del sito di un quotidiano nazionale che l'ha preso per serio, anche se serio non era. Comunque, lui è Rolens184, per gli amici solo Rolens, trovate il link al suo canale sul doobly-doo. Tutti i suoi video sono dei video sperimentali, sta cercando di trovare un format, eppure quello che c'è lì all'interno è qualcosa di veramente eccellente, secondo me, anche a livello qualitativo e a molti altri livelli. Quindi vi segnalo alcuni video che ho trovato meritevoli sopra gli altri, a mio modesto parere, ma vi consiglio comunque, se non l'avete già fatto, di andare a iscrivervi subito al suo canale e ditegli che vi mando io. Allora, il primo video che vi segnalo sul doobly-doo è il logo YouTube di legno. Ha realizzato un logo, un play di YouTube in legno. Primo video che trovate sul doobly-doo. Secondo video, come fare un aereo di carta, trasformare un F-24 in F-35. Qualcosa che mostra un po' la sua grande ironia e... secondo video sul doobly-doo. Ultimo video che vi segnalo, un esperimento divertente e che ci lancia l'argomento del giorno, virtualmente, è la caffettiera che canta O Sole Mio. Ci può anche stare negli esperimenti, e comunque... infatti l'argomento del giorno riguarda la caffettiera, anzi molto più in generale riguarda il caffè. Io sono appena stato da un cliente, prima di andare da questo cliente sono stato al bar e ho preso il caffè. La mattina faccio colazione con un cornetto integrale con ripieno di miele e un caffè, tutte le mattine da parecchi anni. Ed è la classica colazione mediterranea, la classica colazione all'italiana, un cornetto e un caffè, una brioche e un caffè, una brioche e un cappuccino in generale. Eppure, come dicevo, è la classica cosa italiana, nel senso che al di fuori dell'Italia il concetto di una colazione così, semplicemente un pezzo dolce o salato e un caffè, non è molto diffusa. Ma l'argomento di cui voglio parlare, appunto, è il caffè. Il caffè, questa bevanda contenente caffeina, la molecola del principio attivo, questa qua praticamente la conoscono centinaia di programmatori, perché ce l'hanno riportata sulla tazza da programmatore, no? Perché la caffeina è una droga, fondamentalmente, che aiuta a concentrarsi, ma a livello di un consumo moderato, 2-3 tazzine di caffè nell'arco della giornata, a livello scientifico è stato dimostrato che sì, migliora l'attenzione, sì, migliora la concentrazione, sono stati fatti dei test. Ne parlò tempo fa anche la trasmissione Super Quark, facendo vedere alcuni test effettuati in doppio cieco. E il caffè si può prendere in decine e centinaia, se non addirittura migliaia di modi diversi. Una volta la rivista Focus fece una gara chiedendo ai propri lettori che cosa pensate che siano i modi per prendere il caffè, a parte il classico espresso e magari, non so, il ristretto, il macchiato e il corretto. Quanti modi conoscete di prendere il caffè? Arriviamo a un migliaio di modi,
E in realtà si arrivò, credo, a molto più che 1000 modi di prendere il caffè, dai vari tipi di correzione, la varia forma, poi il caffè marocchino, il caffè moccaccino, e avanti di questo passo. Il mio caffè è il fortemente ristretto in vetro. In tazza di vetro per un motivo semplicissimo. Generalmente la tazzina di porcellana è a 6500 gradi, ed essendo la porcellana refrattaria rimane a quella temperatura per un bel pezzo, bruciandomi dita, labbra, lingua, eccetera. Mentre il vetro, che è meno refrattario, quando mi metto il caffè nella tazzina di vetro, quei pochi secondi in cui viene tolto dallo scaldatazza e messo sul piattino, la tazzina assume una temperatura che consente di prenderla in mano. La resa della porcellana, la resa del vetro è naturalmente diversa, diversa soprattutto dalla resa della plastica. Oltre al caffè classico ci sono anche le variazioni, come il caffè al ginseng, che molti lo prendono dicendo «no, perché il caffè contiene caffeina». Ragazzi, il caffè al ginseng contiene caffeina e ginseng, cioè ancora più forte e tremendo del caffè normale, quindi non è un decaffeinato, anzi tutt'altro, è un pluricaffeinato, perché il ginseng ha più o meno gli stessi effetti della caffeina. C'è il caffè d'orzo, che è il caffè decaffeinato per eccellenza, perché il caffè decaffeinato non è che contiene lo 0% di caffeina. Il caffè decaffeinato è trattato in maniera tale da togliere una percentuale che va dal 90 al 98% della caffeina che c'è normalmente all'interno del caffè. Il caffè decaffeinato al 100%, cioè che non contiene caffeina, di base è il caffè d'orzo. Nel frattempo consideravo che comunque il caffè è una cosa globale, anche il caffè italiano è una cosa globale, perché i più grandi produttori di caffè italiani sono famosi nel mondo perché esportano il loro caffè in tutto il mondo, però virtualmente il caffè che noi beviamo in Italia spesso è importato da parti del mondo. Le nazioni più grandi produttrici di caffè a livello di coltivazione della pianta del caffè sono soprattutto in America Latina, in Brasile, in Colombia, in Argentina. Anche grossi produttori italiani comunque hanno le coltivazioni di caffè in Brasile, per esempio, poi il caffè viene coltivato, viene lavorato, viene, credo che venga proprio torrefatto direttamente sul posto, e quindi viene poi portato in Italia per la distribuzione. Le più grandi e importanti macchine per caffè espresso distribuite nel mondo sono soprattutto macchine prodotte da aziende italiane. Diciamo che il caffè è uno dei made in Italy più diffuso nel mondo, e uno dei made in Italy più funzionanti in questo senso. E quindi, in veloce conclusione, vi chiedo, io il caffè lo prendo ristretto, molto ristretto, nella tazzina di vetro. Voi come prendete il caffè? Fatemelo sapere sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Potete anche mandarmi una foto su Twitter di come prendete il vostro caffè, se volete. Bene ragazzi, io con il caffè ho concluso, anzi fra un po' mi andrò a prendere il secondo caffè della giornata, e stavolta solo caffè, senza cornetti e altre fesserie. Poi successivamente l'ultimo caffè della giornata lo prenderò dopo pranzo, perché la mia media è quella, sono 3 caffè al giorno. Raramente può capitare di prendere un quarto caffè entro le 6 del pomeriggio, di più non vado, perché poi tende a non farmi dormire tanto facilmente. Per oggi ho concluso. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e condividerlo con gli amici. Condividetelo su Twitter, su Facebook, su Google+, trovate il bottone per condividere sotto il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto. È gratuito e potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo che sto preparando la FAQ per i 300 iscritti, quindi se avete delle domande potete farmi anche quelle domande sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, questo è tutto, per cui, come sempre, grazie per essere arrivati fino in fondo. Ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!